Buongiorno a tutti dalla redazione di Calcio Live 24. Apriamo dalle qualificazioni mondiali. Vedete in prima pagina Pirlo e Cavani, due prossimi protagonisti di Juventus Napoli di sabato 20 ottobre. Cavani però viene dalla sconfitta nella gara di qualificazione mondiale del suo Uruguay contro l'Argentina di Messi, il fantasista del Barcellona, decisivo con una doppietta, altro gol di Agüero per il 3-0 dell'Argentina sulla nazionale uruguayana. Argentina che torna in vetta alla graduatoria della classifica della girone sudamericano di qualificazione mondiale del Brasile 2014. Juve Napoli 30 e lode, questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport. Sono soltanto 9 pretendenti di uno scontro diretto tra le due capoliste in 22 incontri, uno di loro ha vinto lo scudetto. Samoa tiene innanzi a Conte, Pandev e Vidal tornano dalle nazionali, Vidal e Pandev che sono stati espulsi nelle rispettive gare di Macedonia e Cile. Robinho, non è follia pensare allo scudetto, nel taglio alto le parole del brasiliano del Milan che crede ancora nell'impresa nonostante il brutto avvio dei rossoneri in campionato. Ritrova San Siro, l'ottimismo c'è, questo per quanto riguarda Balotelli nel richiamo della Gazzetta dello Sport in vista di Italia-Danimarca. E poi parla Sonia, la moglie di Del Piero, il Milan balla meglio di Boateng, si scherza anche su questo inizio di stagione in Australia di Alex Del Piero in gol nell'ultimo match del suo Sydney che però ha perso 3-2 contro il Newcastle di Husky. Andiamo avanti, Rosvaldo Furioso scalda la Juventus fa un pensierino all'attaccante argentino della Roma, cresce la tensione con Zeman e Marotta allora ci pensa, Vidal espulsione benedetta in vista del Napoli, ma lo stesso discorso vale per Pandev che dunque ha già a disposizione di Mazzarri. Messi si confessa, Pirlo ora copio le tue punizioni, davvero incredibile la dichiarazione di Messi che conferma le qualità balistiche di Pirlo, modello mondiale. Milan nel futuro con la linea verde di Guardiola, si pensa al futuro e ancora una volta rispunta il nome di Guardiola. Il Novara, Stade Caracciolo e il Brescia nell'anticipo della Serie B, 4-2 per la formazione piemontese sulla Brescia. Napoli, modello italiano, Mazzarri, ospitato della redazione del Corriere dello Sport, illustra quelli che sono i segreti del suo Napoli. Il nostro è il campionato più difficile, la Champions toglierà, dice, energia a tutti. Non firmo per un pareggio a Torino, nemmeno per il secondo posto, me la gioco. Non parlo mai più di arbitri dopo Pechino, le regole ci sono e vanno applicate. Molto chiaro il tecnico toscano del Napoli a poco meno di una settimana dal match di Torino. Milan, riportaci Ibrahimovic, striscione ai tifosi sotto la sede rosso-nera, ecco perché si può fare dunque una presa di posizione molto chiara dell'ambiente dopo le ultime dichiarazioni dell'attaccante svedese. Buffon sta male, pronto De Sanctis, dunque possibile avvicendamento per la difesa della porta della nazionale per la sfida di martedì al Meazza tra Italia e Danimarca. Sarà la quarta partita di qualificazione mondiale, la Danimarca viene dal pareggio contro la Bulgaria per 1-1 con gol dello juventino Bettner. Grazie per averci seguito e domani con la rassegna stampa di Calcio Live 24.